si è tenuto a Napoli nella sala di Santa Maria la Nova l'incontro tra la città metropolitana di Napoli e gli stakeholder per illustrare i progetti frutto dell'intenso lavoro svolto in questi mesi sui diversi assi del piano strategico che la città metropolitana di Napoli sta definendo e realizzando. Il fine della nostra, del nostro piano strategico è che tutti i comuni, tutti gli enti, tutti gli stakeholder possono avere le loro opportunità, e l'opportunità comune è quella dello sviluppo della nostra città metropolitana, che non si capiva perché dovesse essere di un avanzo da una parte vincolato e dall'altro, diciamo, alberi che cadevano, coste che cadevano, scuole dove si faceva acqua, strade piene di buchi. Stiamo lavorando su tutto questo e ho veramente il piacere di dire che stiamo costruendo un'unica città, la città metropolitana di Napoli. Grazie. Dopo il saluto a nome del sindaco da parte della consigliera Elena Coccia ed una relazione del direttore generale Giuseppe Cozzolino, si è passati ad illustrare il risultato del lavoro svolto nei tavoli di confronto e di elaborazione sui sei assi strategici del piano: cultura come sviluppo, scuole presidio di legalità ed integrazione, autostrade digitali, consumo di suolo zero, città vivibili, città sicure. A questo confronto hanno partecipato oltre 60 stakeholder rappresentativi delle forze economiche, dell'associazionismo di categoria, degli ordini professionali, dell'associazionismo e del terzo settore. Questo lavoro si è concretizzato nella elaborazione di 33 progetti. Gli stakeholder sono stati invitati, oltre a presentare le idee e i progetti, ad assicurare la propria adesione al forum metropolitano, di cui ne è stato presentato il regolamento, approvato dal sindaco metropolitano lo scorso 30 ottobre. Il forum metropolitano, previsto dallo statuto dell'ente, è un organismo di confronto periodico con le forme associative, delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore che sono presenti sul territorio metropolitano. In particolare il forum produce e propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale e al quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale. Il forum presenta un parere al Consiglio metropolitano sul piano strategico metropolitano e favorisce il networking e la costruzione di progetti condivisi tra istituzioni e attori locali, stimolando la coprogettazione tra membri su progetti strategici e proposte a dimensione metropolitana. Il forum promuove iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi attinenti alle competenze della città metropolitana e infine promuove rapporti e collaborazioni con un forum del giovane e con altri forum, consulte e osservatori di livello metropolitano, regionale, nazionale e internazionale. La sua istituzione avverrà dopo le deliberazioni del Consiglio metropolitano e sarà composto dai soggetti che manifesteranno l'interesse ad aderire.